Oggi presentiamo la proposta del Partito Democratico di Trieste per le prossime elezioni amministrative al Comune. E la nostra è una proposta aperta, di sintesi di un grande lavoro fatto negli ultimi 6 mesi, con incontri interni, esterni, online, con la scuola di formazione del Partito Democratico, ma vuole essere inclusiva anche di future proposte dei cittadini. Da oggi la troverete in rete sul nostro sito e vi saranno poi nel corso dei prossimi mesi dei link con gli approfondimenti tematici. Questa proposta si basa su alcuni pilastri. Questi pilastri sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso azioni che invertano la rotta di decadenza a cui la giunta di centrodestra ha condannato la nostra città con un'azione inconcludente e priva di prospettive. Noi guardiamo al futuro, non accettiamo, come propone e lo dichiara il centrodestra, di tornare al passato senza che Trieste diventi la protagonista attiva del cambiamento e della trasformazione che l'Italia e l'Europa sta vivendo. Allora, gli obiettivi sono: un tema trasversale che, se andate a leggere il programma, troverete attraversare tutti i campi tematici, le singole tematiche che affrontiamo, che è il lavoro e lo sviluppo economico. È evidente che per raggiungerli ci vuole un forte investimento su azioni che abbiano a che fare con la possibilità di invertire la regressione demografica che ha colpito questa città, quindi azioni che facciano restare i nostri giovani cambiando la città e non facendoli cambiare città, azioni che aumentino i servizi per attrarre famiglie, giovani famiglie, che però in questa città devono trovare lavoro, quindi azioni che puntino ad accrescere l'offerta di lavoro di questa città. E lo si fa come? Attraverso lo sviluppo economico, che deve essere uno sviluppo economico green, innovativo, una trasformazione dell'industria leggera in industria leggera, dell'industria che deve esistere in questa città, intercettando tutti i fondi del Recovery Fund e del Green New Deal, nonché tutti i fondi promossi dall'Europa, che in questi anni sono stati del tutto tralasciati. Quindi dobbiamo riprendere in mano tutto questo con azioni sistemiche che incidano su un salto di qualità del benessere delle persone in questa città, prima di tutto delle più fragili, anche perché la crisi pandemica ha fatto sì che emergessero nuove realtà di difficoltà e di fragilità in campo economico e in campo sociale. Dobbiamo quindi affrontare, certo attraverso il tema del lavoro, ma anche attraverso un ridisegno della messa a disposizione delle risorse del sociale, che sono sempre state ingenti in questa città, ma dobbiamo cambiare sia la platea dei destinatari, che è molto più vasta, dobbiamo avere il coraggio di reimpostare tutto il sistema, sia i protagonisti. Mi riferisco ad una maggiore integrazione, ad un rapporto di partenariato, di coprogettazione insieme al privato sociale, quindi ad un'attività di collaborazione e di coprotagonismo del pubblico e del privato anche nel campo del sociale, dando due parole chiave, che devono essere le parole chiave del sociale, che sono prossimità, accessibilità, accoglienza, e poi potremo entrare nel merito, ma insomma avremo tanto tempo per declinare questi aspetti. Sicuramente, come dicevamo, servizi per le famiglie, per la prima infanzia, servizi per i cittadini e per le imprese, migliorare la burocrazia e poi utilizzare quelle che sono già le leve del nostro territorio, il Porto Nuovo e la logistica, quindi un sistema integrato con lo sviluppo delle imprese e la logistica portuale, il Porto Vecchio, che non accettiamo essere un'agenzia immobiliare come sta accadendo, ma vorremmo essere motore di sviluppo della città integrato con quest'ultima, e ancora quello che è un elemento di grande identità della nostra città, che è il mare. Il mare è tante cose: balneazione, è piscina terapeutica, è cantieristica, è vela, è canottaggio, è nautica, è sport diportistico. Sono le rive che vogliamo liberare finalmente dalle macchine, creando un nuovo waterfront dalla Sacchetta fino a Miramare. Insomma, tutto un insieme di cose per offrire una proposta nuova e non decadente con il Partito Democratico e a sostegno di un sindaco che sia in grado, e sicuramente Francesco Russo lo è, di interpretare tutte queste istanze, che devono tener conto della città nel suo insieme, anche dei rioni, delle periferie, trasformarla in chiave verde. Vogliamo una città
più verde, più vivibile ancora. La nostra bellissima Trieste deve diventare un insieme di giardini verdi diffusi in tutta la città e nei suoi rioni. Questa è la proposta che facciamo per una prospettiva futura che guardi al cambiamento.